Grazie Comandante, soprattutto un ringraziamento per averci ospitato in questa bellissima aula in cui ritorniamo dopo molto tempo. E dopo lungo tempo abbiamo pensato di riorganizzare questo evento sul radar. L'ultima volta è stato 4 anni fa. Però nel frattempo ci sono stati passi avanti e nello spirito di AFSCEA è quello di guardare sempre avanti e nei nostri colloqui, convegni, conferenze, come vogliamo chiamare, cerchiamo di proporre sempre argomenti che guardino verso il futuro, che il presente già esiste, il passato è il passato, quello che è importante è il futuro, in un settore in cui quello comunque nei settori di interesse di AFSCEA il progresso è veramente rapidissimo. Poi io sono particolarmente legato a questo settore, quello dei radar, perché consentitemi di dire, quando sono arrivato a Roma, il mio primo incarico è stato nella sezione radar, all'epoca del traffico aereo, perché l'aeronautica gestiva anche quello. E nel corso della mia lunga carriera sono sempre andato e ritornato al settore radar, al settore aeronautico. Praticamente ho visto le ultime 3 generazioni di radar della difesa aerea, anche il controllo del traffico aereo. Nell'acquisizione dei radar, citava prima il comandante, il controfuoco tra sorveglianza e campo di battaglia, così come l'avvio e il rifacimento della rete radar costiera della Marina, nonché anche i radar SAR imbarcati a bordo dei satelliti. Quindi è un settore particolarmente cui tengo. Tra l'altro è stata l'occasione per rivedere molti amici e colleghi, sia militari che nel settore industriale, cui ci siamo incrociati quando perlomeno io avevo i capelli più scuri, perché un tempo anch'io ho avuto i capelli scuri. Volevo, prima di entrare, se mi consentite, ricordare una persona che chi opera nel settore radar conosce benissimo, però io volevo comunque rammentarla. È il Ugo Tiberio, che è stato professore universitario, giovane ufficiale di Marina, che con la creazione del bufo, possiamo considerare il padre del radar italiano, anche se non è stato immediatamente compreso dai superiori della Forza Armata, per cui c'è voluta una batosta per poter per sensibilizzare e incominciare a mettere il radar sulle navi, anche sulle navi italiane, quando era però forse un po' tardi. Ho trovato un discorso che ho fatto nel 48 che ritengo vada benissimo come prolusione, consentitemi di leggere, perché al di là di quello che si rapportava all'ambiente immediatamente del dopoguerra, le parole però penso che si possano trasportare ad oggi. Diceva nel 48: la battaglia di Capo Matapan offre molta materia di istruttiva meditazione a coloro che hanno in qualche modo a che fare con la guerra, e cioè a tutti. Ne offre in primo luogo ai militari, i quali traggono da essi la dimostrazione del fatto che contro un nuovo mezzo scientifico il coraggio e l'abilità possono talvolta rimanere del tutto impotenti, si può perdere la vita senza nemmeno aver combattuto. Ne offre agli uomini, quali vedono quale importanza abbia l'organizzazione scientifica, fra quelle cose che concorrono a formare il potenziale della nazione, per cui ad essa nell'epoca attuale vanno dedicate spese assai maggiori che nel passato. I miliardi che le 5 navi perdute a Capo Matapan hanno costate per costruzione, manutenzione e allenamento sarebbero stati spesi con assai maggior profitto se una frazione opportuna di essi fosse stata dedicata a potenziare i laboratori di ricerca. Ne offre ancora a tutta la nazione che, considerando l'efficienza della battaglia, può constatare in maniera più evidente come la vita dei suoi figli combattenti affidati in assai larga misura all'organizzazione scientifica. Questo scriveva sulla rivista Marittima nel marzo del 48. Al di là dei riferimenti alla guerra, però i concetti credo che siano di estrema attualità. Un paese che voglia dirsi moderno, civile, deve investire nella ricerca, ma deve investire in maniera
fattiva, non solo con dichiarazioni di intento a cui poi non seguono fatti. Così come bisogna sapere ascoltare i giovani, all'epoca in cui Tiberio propose le sue idee, era un giovane tenente, fu poco ascoltato. Quello che è importante appunto nell'età ma sono le idee, bisogna dare fiducia ai giovani che rappresentano il futuro del paese, di un paese che diventa come il nostro sempre più vecchio. Ma ribadisco, la ricerca è fondamentale per un paese che voglia progredire ed avanzare. Come avete visto, oggi il nostro convegno è incentrato soprattutto su quello che si sta facendo. Abbiamo molte università, centri di ricerca, istituto di superiore Sant'Anna, ma anche dal lato industriale, rappresenteremo ciò che è in essere e ciò che si sta facendo. Speriamo di mantenere la vostra attenzione alta per tutto il convegno e con questo, siccome abbiamo parlato di l'importanza della ricerca, abbiamo pensato di far iniziare il convegno a chi nell'ambito della difesa è responsabile della gestione dei fondi appunto della ricerca militare, cioè il quinto reparto di Segre Difesa, la persona del comandante Romeo. Il comandante Schinelli, che era previsto fosse il relatore, proprio per cercare di difendere dei fondi della ricerca anche in ambionato, oggi è a Spezia in una riunione insieme al direttore del quinto reparto, la dottoressa Riccardi.